Piccola gioia, questo pomeriggio uggioso. Altro giro, altra playa. Playa di San Vincent da Crotone. San Vincent da Crotone. San Vincenzo da Crotone. Vincenzo Iaquinta. È anche l'anniversario del 2006, 9 luglio 2006, quindi non ha fatto gol, però Vincenzo ne ha fatto qualcuno. Adesso sono per Liziano e via. Ma stucca nochimo, oh. Ma stucca sì. Prova pipì. E prova dell'acqua adesso, Una piccola sirenetta. Altro giorno, altra spiaggia. Agua blanca. Acqua bianca, ora. A me sembra azzurra, però l'hanno chiamata bianca, magari c'è della bamba nei fondali. Ora andremo a vedere. Se ci vedrete tutti con occhi sbarrati e naso impolverato, sembra che è un spettacolo. Che distesa immensa che è il mare. Adesso andiamo a farci di bamba nelle aguas blancas. Per andare all'ombrellone che abbiamo noi, quindi per andare dove dobbiamo andare dobbiamo passare in mezzo all'acqua, però ci siamo, guardate che distesa epica di cose. C'è vento, però voglio dire 50 km per arrivare fin qui, sarà bella, no? Ma secondo me stanotte ha piovuto perché la sabbia è tutta bagnata. La sabbia è bagnata, aspetta che vediamo. Vedi col mare? Sabbia è bagnata perché ha piovuto, non perché c'è il mare lì. Perché ha piovuto? Perché ha piovuto. Oh. Questa è bella. Non ci stanno le onde, Gabriele. Non ci stanno le onde. Onde che sembra Miami Beach. Adesso prendiamo ora, madonna, prendiamo il surf, sembra Faro in Portogallo. Figa, acqua bianca ma la bamba non c'è, comunque l'acqua non è bianca. Madonna mia, per tornare su c'è più pendenza che sull'Alpe d'Huez. Sembro Pantani nel 98. Sto soffrendo come Pantani nel 98 sull'Alpe d'Huez, dominatore di tappa. È lunga. Ses Salines, la più antica colonia italiana.
Oggi si è Salinas, appunto. Sembra di essere su una tipica spiaggia italiana. Percentuale di italiani in spiaggia si aggira intorno all'80-90%, noi compresi, se alziamo anche noi il livello, la percentuale. Vogliamo non fare la prova dell'acqua? E allora giù. Calanova, Vitanova, Veneto, siamo qui in questo spettacolare mare nella parte di Ibiza. Infatti il sole ce l'abbiamo alle spalle, non tramonterà qui, però cioè, non sono le Maldive perché ci sono le onde, però anche qui c'è del bello. Scusi signorina, che lavoro fa per permettersi di stare con le chiappe in spiaggia a Ibiza a luglio? Interior design. Ah, quindi interior design, perfetto, grazie. Segui i miei movimenti. Ma scendi con me giù sott'acqua, capito? Guarda il colore dell'acqua, incredibile. Vai, vai. Allora, non era pronto. Vieni sott'acqua con me. Però non riesco a aprire gli occhi sotto, quindi non aprire. Però non vedo più quando torni sopra. Ma perché? Che problemi sempre. Vai, vai. Allora, ma ho c'è che anche vai, vai. Ma ci sto. Cioè, devi fare così. Due, uno. Chissà cosa è uscito. E al primo posto delle spiagge migliori di Ibiza c'è Cala Saladeta, non Salada, Saladeta. Abbiamo scalato le cime più tortuose, ci siamo inoltrati nei sentieri più impervi e angusti, ma alla fine il paradiso è stato raggiunto. Ed è proprio qui, signori, davanti ai vostri occhi, guardate che spettacolo! Ora prendetevi gli unici 20 secondi seri del video per ascoltare i suoni magici della natura. Le Maldive delle Baleari, così dicono, poi magari le Maldive dicono le Baleari delle Maldive, questo noi non possiamo saperlo, non è che cazzo ce ne frega fondamentalmente. Cala Salada e Cala Saladeta, oggi questa era casa, ieri c'erano 7 miliardi di persone, di cui 8 miliardi erano italiani.
Oggi ci svegliamo all'alba, infatti ancora il sole deve arrivare, però noi vediamo là dietro, sta spuntando lui lì. Guardate il buon Claudio Amendola, te possino Claudio. Prova dell'acqua, prova del 9. La pace più totale, senti, c'è solo il rumore della famiglia italiota e poi sarebbe tutto silenzioso, senti. Rimini! Guardateli, tutti ammassati, uno sopra l'altro. Guardali, io e le Maldive. Domani torniamo a Ibiza, stasera, volo. Bene ragazzi, da Cala Saladeta è tutto. Il video finisce qui. Fateci sapere nei commenti qual è la vostra spiaggia preferita di Ibiza. E noi ci rivediamo presto con altri contenuti dalla isla. Ciao!